Carissimi utenti, secondo tempo dell'incontro di calcio tra Polisportiva Torello e la squadra di calcio del Cosmos, risultato fermo sullo 0-0, il primo tempo infatti è terminato 0-0. Adesso è il giocatore Gambardella sul pallone, lancio in verticale sulla sinistra, pallone che viene perso da Cucchia, recupera la squadra ospite, lancio in profondità, intanto è entrato Esposito, giustamente il Cosmos cerca di lanciarsi in avanti, pallone che è uscito fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale. Di nuovo la squadra con Cucchia. Di nuovo in azione. La squadra della Polisportiva Torello. Fallo punizione. C'è una triangolazione, lancio in area di rigore. Guarino, tiro finale di Rizzo, pallone che termina al lato, fondo area. Fondo area batte il giocatore Potenza. Di nuovo la squadra del Polisportiva Torello che cerca di essere più incisiva in profondità, come lo è stata nel primo tempo. La squadra ha ancora, ecco il numero 3, Gambardella. Ottimo il lavoro. Lubrano, pallone per Cucchia, passaggio arretrato. Di nuovo in azione, ottimo il dribbling da parte del giocatore Gambardella, rimessa laterale per la squadra della Polisportiva Torello. In azione ed ecco appunto Gambardella, il tacco respinto, Lubrano, bello il dribbling, poi Galizia, Lubrano, palla che viene fermata dalla difesa bianconera. Il lancio di Gambardella in profondità per il nuovo entrato Esposito, secondo l'arbitro c'è un fallo sul giocatore Vitolo, punizione. Lancia in verticale, di nuovo Lubrano. Lubrano. Pallone fuori. Rimessa laterale. In area di rigore, tiro, palo di Rizzo per la squadra del Cosmos. Ecco, ricordiamo appunto che in effetti questo girone è un girone davvero molto vincente, laddove c'è una competizione nella zona playoff. In un giro di 7 punti ci sono, se ricordi, a Montoro, San Vito, San Lucia di Serino, Vigor a Tripalda e il Real Serino. Segue subito dopo appunto la Polisportiva Torello con l'Ispanica Calcio e l'Atletico Serino. Quindi la Polisportiva Torello, ricordiamo che è a ridosso della zona playoff in azione di gioco. Pallone fuori. Ah, poi ricordiamo che ci sono altre squadre. Intanto c'è la fuga. Luciano intercettato,
poteva essere l'occasione propizia per poter passare in vantaggio. Corner. Scusi. Corner. Batte Gambardella. Anzi, rimessa laterale. Ed è corner. La possibilità se ne incarica Cocchia dalla bandierina. Il sinistro. Tiro finale. Vitolo. Pallone alto sulla traversa. Fondo area. Il lancio bianco-nero. Di nuovo il giocatore Guarino. Pallone Polisportivo Torino in azione. Coccia. Coccia in azione. Il cross di sinistro. Pallone spostato per Volpe. Volpe in area di rigore. Luciano, il tiro finale, tiro di sinistro, tiro del giocatore Iallonardo, no, Galizia, vicino al gol, ecco nelle immagini, Galizia, il suo destro pericoloso, incisivo, ha impegnato il portiere Pellegrino. Pallone ancora al Liguri. Fallo, punizione. Giordano, tiro finale, ed ecco che scatta il contropiede. Pallone in verticale per Luciano, la velocità. Luciano atterrato. Punizione. Punizione, vediamo cosa succede. L'arbitro ammonisce il giocatore. C'è stato un fallo, Luciano aveva la possibilità di potersi incuneare in area di rigore e realizzare il gol del vantaggio. Volpe. Sul pallone. Volpe sul pallone. La finta in area di rigore vicino al gol. La Polisportiva Torino. L'applauso del pubblico. Fondo area. Ci sono dei chiarimenti tra l'arbitro e la panchina del Cosmos. Non sappiamo cosa sta dicendo l'allenatore. Evidentemente ci sono delle spiegazioni tecniche, perché finora non è successo nulla, quindi giustamente vediamo adesso cosa succede. Fondo area. Batte il portiere Pellegrino sul pallone. Pallone troppo debole. Lubrano. Coccia. Luciano. Deviazione, rimessa laterale. Gambardella.
Lumbrano, tiro finale, l'interno destro, sarà che termina fuori. Aliberti, Polisportiva Toriello di nuovo vicino al gol. La squadra del presidente Toriello davvero sta dimostrando di essere una compagine molto determinata, molto concentrata. Bravo Lumbrano, ottima la sua prestazione, c'è qui allo stadio di Santo Stefano del Sole. Il pallone, il dribbling da parte di Cocchia. Rimessa laterale. Giordano. Pallone per Esposito, secondo l'arbitro c'è fallo. Punizione. Batte Aliberti sul pallone. Aliberti, il cross in area di rigore, colpo di testa finale, termina al lato, l'iniziativa della Cosmos, Polisportiva Toriello che batte il fondo area. Il pubblico attende il gol di una squadra che sta ben figurando e si sta ben distinguendo in questo campionato, ossia la Polisportiva Toriello, guidata da Mister Lepore. Tiro finale nelle braccia del portiere Potenza. In lancio oltre il centrocampo c'è una triangolazione. Punizione. Cocchia. Attenzione, non c'è un fallo, però mi pare che sia scivolato. Comunque l'arbitro, bisogna rivedere le immagini, e comunque c'è un fallo secondo l'arbitro, quindi a punizione, c'è stato il fallo, punizione a favore del Cosmos. Punizione. Il sinistro, la finta, pallone ribattuto ed è corner. Il cross, il Cosmos tenta di poter passare in vantaggio. Luciano, la palla poi termina al lato da parte del Cosmos, fondo area. Abbiamo superato oramai i 15 minuti, ci sono contestazioni qui dalla tribuna. Fondo area. Il lancio in verticale.
Vitolo. Gambardella, pallone in area di rigore, sfera ribattuta. Giordano, fuori gioco secondo l'arbitro, o c'è stato un fallo ai limiti dell'area di rigore. Punizione. Intanto c'è una sostituzione. Prima sostituzione per la Polisportiva Torino. Entra appunto il numero 13 Cirillo. Ed esce Cucchia. Dovrebbe essere una sostituzione tattica per la squadra di Mister Lepore. Quando mancano mezz'ora, alla fine manca mezz'ora alla fine della gara. Pallone in verticale. Ancora il bianco dell'inazione. Pallone al giocatore Gambardella. Pallone fermato. Il lancio in verticale per Volpe. Volpe in velocità. Volpe. Volpe ha la possibilità di poter passare in vantaggio. Attenzione! Si recrimina il calcio di rigore. Secondo l'arbitro è corner. Giocatore a terra, si tratta di Volpe. Si chiama l'assistenza infermieristica. Il pubblico recrimina il calcio di rigore. L'assistenza infermieristica è in campo per off corner dalla bandierina. La squadra potrebbe della Polisportiva Torriello, di nuovo corner, fondo area secondo la, vicino al gol la Polisportiva Torriello. Fondo area, batte il numero 1 Pellegrino. Intanto appunto c'è un'impostazione tattica diversa, tiro molto debole. Esposito. Il cross, pallone fermato. Pallone fuori. L'arbitro cerca di chiarire con i giocatori della Polisportiva Torriello. Ci dovrebbe essere appunto una punizione. Il lancio di Potenza, pallone per Volpe, Luciano, Volpe, fallo, punizione. C'è la possibilità di poter passare in vantaggio. Punizione, Lubrano sul pallone per Iallonardo. Tiro di Iallonardo vicino al gol e c'è una deviazione. Corner per la squadra di casa.
Galizia. Pallone in area di rigore. Tiro finale, alto sulla traversa. Vicino al gol, di nuovo la Sportiva Torello. Ottima l'intenzione di gioco. Volpe Galizia. Il lancio. Di nuovo in azione la squadra di casa. Pallone ben controllato. Il lancio. Ottimo pallone di Volpe. Volpe in azione. Ancora la squadra arancionera in azione, che cerca di contrastare il gioco degli ospiti, che emergono sul laterale sinistro con De Feo. Pallone che termina fuori, secondo l'arbitro è fondo area. Pallone per il giocatore Gambardella. Gambardella ancora in azione. Volpe. Palla in out. Giordano. Bianconeri avanzano. Si cerca di piazzare la palla in area di rigore, deviazione ed è corner. Bianconeri in azione. Pallone in area di rigore e scatta il contropiede. Ottima la mantenuta della sfera per Giallonardi. Il lancio per Luciano. Luciano trattenuto. Fallo, punizione. Scatta la munizione per la squadra del Cosmos. Punizione sul pallone Lubrano. Della Rocca sta spiegando all'arbitro, ma è punizione sul pallone Lubrano. Giallonardo, il destro, pallone ribattuto. Nacci, il lancio. Di nuovo la squadra arancionera. Volpe, la rovesciata. Pallone per Luciano. Tutta la squadra in avanti della squadra polisportiva Torello. Di nuovo in azione, Giallonardo. Si sposta la rimessa laterale. Palla spazzata via. Giallonardo, il lancio.
Pallone in verticale, Sera che termina fuori. Pallone per Grimaldi. Il cross in area di rigore, Luciano vicino al gol, corre sulla sfera la squadra della Polisportiva Doriello che recupera, rimessa laterale. Di nuovo Gambardella, pallone per Galizia, Gambardella, tiro finale, sfera ribattuta. Il lancio di Nacci. Bianconeri in azione. Rizzo. Perdono palla ed ecco la Polisportiva Doriello in azione. Pallone di prima. Di nuovo Lubrano. Poi perde la sfera a centrocampo. C'è un fallo, punizione. Batte Della Rocca che è uscito nel secondo tempo, nel sinistro. Tiro di Esposito, la sfera termina al lato, fondo area. Punizione, fondo area. Il lancio per Volpe, rimessa laterale, Gambardella, fuori gioco, punizione battuta, Nacci. Di nuovo il Cosmos in azione con Esposito, interviene Potenza, Gambardella. Galizia, Lubrano, il lancio, palla a terra per Luciano. Nacci, bravo lì il suo intervento, Gambardella, la finta, pallone per Volpe, la finta. Attenzione, scivola, atterrato il giocatore Volpe, punizione, occasione propizia per la Sportiva Doriello di poter riuscire a passare in vantaggio. Ricordiamo il risultato fermo sullo 0-0 in un girone dove la stessa Polisportiva Doriello tende a salire la classifica e a proiettarsi nei playoff. Punizione. Lubrano sul pallone. Il destro,
in area di rigore la sfera, deviazione. Polisportiva Torello che cerca di poter passare in vantaggio. Cirillo, corner. Pallone ribattuto. Tiro finale, attenzione. Secondo l'arbitro c'è stato un fallo in prossimità dell'area di rigore. Punizione, batte Della Rocca. Il lancio, deviazione, rimessa laterale. È entrato anche Russo per il Cosmos. Tiro finale, pallone che termina al lato. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Intanto entra in campo un altro giocatore. Esce appunto Iallonardo. Si modifica l'assetto tattico. È entrata appunto il numero 18 Di Maio. Vediamo cosa succede in questa dinamica, in questo contesto di cambiamento. Bianconeri in azione. Il cross in area di rigore. Intanto l'arbitro fischia. Punizione, già battuta. Nacci. Palla fuori. Rimessa laterale. Il lancio in verticale, fallo, punizione. Il cross in area di rigore, pallone ribattuto. Fallo, punizione.
il lancio in verticale per Russo, il pallone per Esposito, c'è uno scontro, la secondo l'arbitro è punizione. Punizione. C'è una triangolazione, palla a terra, l'apertura, in area di rigore, corner. Carissimi utenti, Cirillo dalla bandierina cerca di piazzare al centro questa palla, il suo destro, subentra Di Maio ed è gol, gol di Di Maio, la Polisportiva Toriello passa in vantaggio per una rete a zero contro il Cosmos. Di Maio porta in vantaggio la Polisportiva Toriello, Polisportiva Toriello 1, Cosmos 0. La rete messa a segno da Di Maio, quindi Polisportiva Toriello 1, Cosmos 0. E adesso la Polisportiva Toriello davvero può puntare in alto, quota 19 punti, a 4 punti di distacco dalla quinta. Ci crede nel progetto di mister Lepore. Intanto oramai ci avviamo verso le conclusioni con la Polisportiva Toriello in vantaggio per una rete a zero. Davvero l'ingresso di Di Maio ha scompaginato i piani difensivi del Cosmos. Rimessa laterale. Pallone intercettato. Batte Della Rocca, adesso il Cosmos si lancia in avanti, pallone in area di rigore, la rovesciata, bloccano i riflessi pronti di Potenza sul tiro di Aliberti, bella la rovesciata, bella l'azione nel contesto, ottima la risposta di Potenza che davvero ha rappresentato in questa partita la massima sicurezza in porta. Oramai ci avviamo al termine di questa gara che davvero ha assunto toni spettacolari in campo, davvero la punizione è stata spettacolare da un punto di vista tecnico. Intanto c'è una sostituzione, entra in campo un altro giocatore che eserciterà probabilmente infatti un ruolo maggiormente difensivo. Si tratta del numero 16, Ian Leonardo. Pallone in verticale, palla bloccata. Di nuovo in azione la Polisportiva Toriello che riesce bene a contrastare il gioco. Biancoderi in avanti, il lancio in area di rigore, pallone fuori. Fondo area, pallone per Ian Leonardo, Volpe, la triangolazione, tutto di prima,
davvero un gioco spettacolare degli uomini di Mister Lepore. Tutto regolare, tutto regolare. Nelle immagini l'arbitro ha fischiato che la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Dobbiamo rivedere le immagini. La palla sembra che sia stata giocata sulla linea. Bisogna rivedere le immagini. Pallone in area di rigore, bloccata la palla dal numero 1. Potenza, quando ormai ci avviamo verso le conclusioni. Pallone oltre il centrocampo della Rocca. Palla che viene spazzata via. Bisogna ancora giocare. Batte appunto Grimaldi. Il cross, tiro finale ribattuto, interviene la difesa, bravissimo l'intervento difensivo. Di nuovo in azione, pallone fuori. Rimessa laterale. Giocatore a terra. Rimessa laterale per la squadra della Polisportiva Torillo. In azione. Fallo, punizione. Di nuovo in avanti. Punizione, batte della Rocca. Della Rocca in gioco. Il da sinistro, pallone in area di rigore. Interviene il portiere. Tiro finale. La girata. Bravo il portiere, attenzione, c'è un fallo, c'è una contestazione. Il portiere è stato bravissimo, il portiere Potenza davvero ha rappresentato la massima garanzia in porta. In questo caso è stato davvero molto professionale Potenza. Nelle immagini c'è un fallo infatti nei confronti del portiere. Punizione a favore della Polisportiva Torillo. Il lancio, pallone a centrocampo ed ecco Volpe, Volpe in azione, ancora Volpe, prosegue, però è stato spinto, ancora Volpe, pallone che termina a lato. Di nuovo la Polisportiva Torillo in azione. Pallone per Iallonardo che batte la rimessa laterale. Volpe in azione, la girata, si cerca un assist in area di rigore con Galizia. Attenzione, poi la sfera viene spazzata via. Il tacco finale del Cosmos che avanza e c'è appunto l'incursione di Gambardella, il sinistro. Pallone fermato dal portiere Potenza, che blocca. Potenza nelle immagini dovrebbe lanciare la sfera oltre il centrocampo. Potenza, pallone fuori. Di nuovo la squadra ospite in azione. Bianconeri in azione.
cerca il cross, c'è una deviazione, corner, corner per la squadra bianconera. Il destro, pallone in area di rigore, palla nelle braccia del numero 1 Potenza. Il lancio, pallone oltre il centrocampo, scatta il contropiede, pallone per Lubrano, Lubrano merita il gol, vicino al gol Lubrano, meritava davvero il gol, grande partita la sua, eccole le immagini, Lubrano, centrocampista che ha davvero impiegato non solo l'energia ma anche la mente e l'intellettualità calcistica, di nuovo in gioco Lubrano, pallone bianco-nero in azione, in avanti la squadra, finisce Polisportiva Torello 1 Cosmos 0.